chiuso nella sua. Ciao a tutti, sono Barbara e bentornati nel mio canale. Oggi andremo a fare uno slime semplicissimo, che è lo slime clear. Per fare lo slime in questione ci vuole pochi ingredienti, uno dei quali è la colla trasparente della Primo, è importante comprare questa marca, una ciotolina trasparente e la glicerina vegetale che si trova su Amazon, ma se non ce l'avete o non ce lo mettete e non importa, lo slime verrà uguale, oppure potete andare a sostituirla con, vi do un paio di opzioni, olio Johnson, che è quello che ci diamo addosso, oppure i cristalli per i capelli, usiamone pochini perché quelli sono molto costosi, oppure per esempio io vi faccio vedere questa che l'ho comprata da Mauris, che è un olio corpo, e anche questo va bene perché tanto serve esclusivamente a rendere più elastico lo slime, ma se non ce l'avete non importa, basterà solamente la colla e l'addensante. Allora cominciamo subito, vado a mettere la colla dentro il contenitore che si sta uscendo da tutte le parti. Io in questo caso lo faccio piccolo, ve lo faccio solo vedere. Chiudo, poi vado a mettere la glicerina vegetale. Anche qui ne basta veramente poca. E vado a mescolare un pochino. Poi andiamo ad addensare con l'acido borico. Per fare l'acido borico basta andarvi a vedere un video che ho già pubblicato dove c'è la ricetta veloce in 15 secondi, che non vi annoiate nemmeno, e se poi è troppo sintetica provvederò a farvene uno un pochino più chiaro. Comunque prendo e vado a incominciare ad addensare sempre il nostro slime. Incominciamo con poco prodotto perché sì, aggiungere possiamo sempre, ma togliere non lo possiamo fare. Vedete, già incomincia ad addensarsi, farà sicuramente veloce, ce ne vuole un altro po'. Io direi che già ci siamo. Vedete come si fa veloce lo slime? Eppure abbiamo usato veramente solo un ingrediente. Allora, ora risulterà sicuramente ancora un po' appiccicoso, perciò vado a mettere un altro pochino di questo, perché voglio poterlo prendere senza appiccicarmi più di sopporto, quando sono troppo appiccicosa. È già morbidissimo, è già bellissimo. Lo vado a levare da qui. Si è addensato molto molto velocemente. Allora, una volta ottenuta questa consistenza deve sempre rimanere un pochino più indietro, è meglio più morbido che troppo rigido, perché lo slime dovrà andare ad assestarsi per diventare completamente trasparente. Perciò dovete avere la pazienza di lasciarlo dentro un contenitore chiuso, sigillato con il tappo, per almeno 3-4 giorni, e io vi consiglio anche 5-6 giorni. Comunque adesso io lo vado a mettere dentro un contenitore e voi vedrete già la trasparenza, perché saranno già passati 5-6 giorni. E eccomi dopo esattamente 6 giorni per farvi vedere come è diventato trasparente. È clear e estremamente trasparente. Allora, spero che questo video tutorial vi sia tornato utile. Se farete questa ricetta scrivetemelo nei commenti. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!